Ciao ragazzi, oggi voglio farvi vedere questo prodotto Made in Italy, che mi piace sempre specificarlo, dell'azienda Foderart. So che molti di voi del gruppo, qualcuno l'ha già acquistato. Io mi sono fatto fare questo tipo di sedile, fatto sia anteriore che posteriore, tutto in ecopelle, materiali davvero. Non mi aspettavo così tanto di questa qualità, sinceramente. E davvero sono curioso proprio di applicarli, perché davvero sono bellissimi. Io ho scelto tutto materiale ecopelle. Sul sito potete sbizzarrirvi, perché c'è l'ecopelle, c'è il cotone e l'alcantara. Io ho fatto questo qua, è uno schienale anteriore, parte airbag, tasca come nell'originale, anche dall'altro lato c'è la tasca, quindi nell'altro sedile avremo una tasca, e davvero sono eccezionali, cioè sono davvero davvero fatti benissimo. Io ho fatto sia anteriore che posteriore, poi qualcuno può scegliere solo anteriore, quello che vuole. Io ho fatto tutto il set con le cuciture, doppia cucitura, potete vedere, doppia cucitura, e fatto a rombo diamante, parte liscia, rombo centrale, e sulla seduta stessa cosa, dopo montati comunque vedremo. Niente, adesso ci mettiamo lì, cominciamo a montare la parte posteriore, che è la più semplice, almeno da quanto visto, la più semplice. Cercherò di aiutarvi a essere più preciso possibile per l'installazione. Se trovo qualche procedura, passaggio un po', cercare sempre di aiutarvi. Questa, vabbè, per il Jimny, però come sapete fa per quasi tutte le macchine. Basta andare sul sito e potete già dal sito crearvi il vostro sedile come lo volete, con i colori eccetera eccetera. Ora adesso procediamo al montaggio. Eccoci spostati sul posteriore dell'auto. La prima parte da rimuovere è la panca seduta dietro. Molto semplice. C'è un attacco qua e dallo stesso angolo uguale. Basta fare un po' di forza e si stacca. Ok, una volta che l'abbiamo staccata, vanno rimossi gli spinottini, che poi sono i sensori della cintura. Io sto facendo questo video tutto da solo per farvi vedere che anche se uno non ha dimestichezza, manualità, con calma si riesce a fare, anche perché è molto semplice l'installazione, scomoda magari per i sedili anteriori, ma poi vedremo. Comunque, una volta che abbiamo messo uno, messo due, la nostra panca viene via. Io vi consiglio di toglierla e ci spostiamo sul banco per l'installazione della panca. Andiamo a installarle.
installazione della parte posteriore. Allora, iniziamo nel rimuovere la plastica. È solo incastro. Partiamo da sopra, si tira. Come potete vedere ci sono quattro e questi attacchi qua. Quindi si parte da sopra, si fa questo movimento qua. Adesso dobbiamo fare un lavoro un po' più, sembra difficile, ma non lo è. Vanno rimossi i pistolini qua del poggiatesta. È molto semplice, si infila la mano dentro, si sente il fondo del pezzo qua e c'ha due levette, va schiacciato così, schiacciando un po' di forza e si tira via. Eccolo qua. Stessa cosa si fa per l'altro lato. Si schiaccia e si spinge. Basta. Come potete vedere, queste due parti qua sono messe per così, si entra, si preme e si sfila. Molto semplicemente. Rimosso questi, li rimette sulla nostra protezione originale dietro. E qua abbiamo finito, tanto queste parti qua dopo dobbiamo solo rifilarle. Ora prendiamo il nostro. Ora procediamo alla stessa maniera con quell'altro. Possiamo rimettere la nostra panca, così possiamo controllare che tutto sia giusto, corretto, giusto, messo tutto giusto. Quindi tiriamo su le cinture,
Ok. Come potete vedere, non siamo perfettamente allineati. Ok. Però questo lo sistemiamo dagli schienali, non da questo. Ci siamo. Allora, le cose sono due: o li lasciate senza poggia testa, se invece li volete, bisogna fare, qua ci sono i due, e metallo, due incisioni, proprio una X, per poi rinfilare dentro il suo appoggiatesta. Ok, adesso procediamo nell'inserire, nel forare per mettere i nostri appoggiatesta. Una volta che abbiamo, prima di tagliare, controllate che tutto deve essere tirato, messo bene. Quando siete sicuri che tutto allineato, tutto bene, possiamo procedere.
secondo. Perfetto. Ok, e qua ci siamo. Una volta che abbiamo forato, prendiamo i suoi coverini per il poggiatesta. Ecco, una volta installato il posteriore, poggiatesta, le cinture, tutto al suo posto.